Tra le cose più importanti lasciateci in eredità dal Medioevo, che come abbiamo visto dalle lezioni precedenti non è stata soltanto un'epoca di barbarie così come lo voleva dipingere l'illuminismo, c'è l'istituzione comunale ed è proprio del comune, in particolare dei comuni italiani con le loro specifiche caratteristiche, che noi ci occuperemo nel corso di questa lezione, studiandone la storia tra il X e il XII secolo. Circa, quindi per capirci, tra il 950 e la fine del 1100. Per capire che cosa determinò la rinascita urbana tra X e XII secolo, bisogna tener conto di cose che abbiamo già detto, e cioè della rivoluzione agricola che ci fu nel periodo precedente, e poi dell'incremento demografico che si determinò. Quali sia la causa e quale sia l'effetto è difficile da stabilire, sono quelle cose talmente interconnesse che non si sa che cosa è partito prima e che cosa è partito dopo. Fatto sta che entrambe queste cose indubbiamente contribuiscono alla rinascita dei centri urbani. Questa rinascita, poi, e il suo rafforzamento darà vita all'istituzione comunale, che è l'organo di autogoverno di una comunità cittadina che noi ancora conosciamo, anche se le prerogative e i compiti che si ritaglia il comune tra il X e il XII secolo sono notevolmente più ampie rispetto a quelle che oggi ha invece il comune. I comuni nascono intorno al vescovo. È interessante questa cosa perché si può dire che la rinascita dei comuni ha un'origine ecclesiastica. In che senso? Nel senso che intorno al 950, quando l'anarchia feudale, cioè l'incapacità da parte del potere centrale di controllare le periferie, si fa più forte. Molti sovrani e alcuni imperatori affidano ai vescovi, persone in genere colte e di provata esperienza organizzativa, affidano ai vescovi anche l'esercizio di alcuni compiti laici. Quali siano questi compiti, li vediamo così brevemente. Quello di fare il ruolo di giudice nel tribunale cittadino, quello di riscuotere le imposte, quello di organizzare quando necessario la pubblica sicurezza, sia interna che esterna, quello anche di amministrare dei patrimoni, magari facendone usufruire anche la popolazione che si trovava in certi periodi in stato di bisogno, penso per esempio in occasione di una carestia o di una guerra. Sono compiti laici che i vescovi esercitano, come dire, supplendo ad una figura, quella del potente, del laico locale, del funzionario che magari non c'è più perché il governo centrale non si può più permettere di pagarlo e che naturalmente sono compiti che si aggiungono poi ai compiti religiosi che i vescovi svolgevano in quanto, come dire, capi della chiesa locale. La cosa interessante è vedere come si sviluppa poi questa dinamica. Inizialmente i vescovi per svolgere questi compiti chiedono la collaborazione in particolare di alcune forze armate che in genere venivano espresse dalla classe nobiliare e quando essa si trovava nella campagna circostante i vescovi la convincevano a trasferirsi in città per dare al vescovo anche quella forza pubblica che era necessaria per l'esecuzione dei suoi compiti. Nella città, oltre alla classe nobiliare, che diventa in parte vassalla del vescovo, ci sono poi pian piano altre figure e altri ceti sociali che si fanno strada, per esempio quello dei mercanti, che hanno il compito di approvvigionare la città con le derrate alimentari che provengono dal contado oppure dal circondario. Inizialmente il vescovo amministra con la loro collaborazione, poi però, intorno al 1050-1060, quindi dopo circa un secolo di amministrazione dei vescovi, di amministrazione anche laica dei vescovi, intorno al 1050-1060 il vescovo viene gradatamente estromesso dai compiti laici ed è la città che pian piano prova ad amministrarsi da sé, naturalmente servendosi delle figure che è presente, cioè quelle dei nobili, quelle dei borghesi. È un passaggio significativo perché dopo circa un secolo di amministrazione vescovile anche laica, adesso abbiamo
i laici che prendono in mano la situazione e che provano ad amministrare il comune con le proprie forze. Quando si può considerare concluso, o meglio, iniziata questa fase di amministrazione laica indipendente? Ma si può considerare iniziata nel momento in cui i comuni cominciano a nominarsi dei propri consoli. Chi sono i consoli? Sono dei rappresentanti del potere cittadino, in genere di numero differente a seconda della grandezza della città, possono andare da un minimo di 2 ad un massimo di 20-24, eletti in genere per la durata di un anno, i quali hanno numerosi compiti da svolgere, cioè tutti quei compiti laici che prima amministrava il vescovo e che adesso la città cerca invece di amministrare per conto proprio. Quali sono le prime città comunali italiane che si formano tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo e che avranno un comune di tipo consolare? Eccole qua. La primissima forse è stata Trieste, il cui comune cittadino in forma consolare nasce nel 1050, e poi pian piano tutte le altre, Milano per esempio, il comune di Genova nel coetaneo di Milano nel 1097, il comune di Viterbo del 1096, uno dei pochi comuni che si formano nell'Italia centrale, un'area in genere governata direttamente dallo Stato della Chiesa. Non se ne formano nell'Italia meridionale perché i Normanni, che ormai sono re di Sicilia dal 1130 con Ruggero II, impongono invece un forte potere centrale e impediscono la formazione di entità comunali autoformatesi. Oltre ai nobili, che in genere prestano i propri compiti in armi, la grande classe sociale protagonista della svolta comunale è la borghesia. La borghesia è il derivato sociale del termine borghese, cioè indica l'abitante del borgo, ovvero sia della parte nuova della città, quella che spesso si è costruita vicino alle mura o addirittura al di là delle mura stesse perché il vecchio borgo non la conteneva più, e dove si concentrano le principali attività economiche. Quali compiti svolge la classe borghese? Svolge attività mercantili e commerciali, banchieri e cambiavalute. Esistevano molte monete per cui il banco dei cambiavalute era necessario, esercita le libere professioni più importanti, quella dei notai, per esempio quella dei medici, quella dei professori universitari quando si formeranno le prime università, esercita anche la piccola borghesia le attività artigianali e manufatturiere, anche gli artigiani sono piccoli borghesi perché sono proprietari della bottega nella quale operano. Quale nuova mentalità impone la borghesia? La borghesia impone la mentalità degli affari, la mentalità della redditività, la mentalità della produttività, quindi la proprietà privata diventa un valore perché permette ai borghesi di disporre in piena autonomia della terra, dei capitali attraverso i quali si può ricavare ricchezza. Il lavoro che i nobili inizialmente disprezzavano perché veniva considerato prerogativa delle classi inferiori, i borghesi pian piano lo rivalutano perché lo considerano come un fattore di sviluppo e anche di affermazione personale. Si può nascere poveri, ma grazie alla capacità di lavorare, all'inventiva, alla sagacia, ai buoni affari, si può diventare anche sempre più importanti nella città. La crescita della città comporta ovviamente anche la crescita dei mercati, per cui come vedremo nella fonte che analizzeremo, nella fonte storica di Bonvesin della Riva che analizzeremo in classe, vedremo che i mercati diventano una costante delle città e sono anche, come dire, i luoghi in cui la borghesia dà il meglio di sé. Immediatamente dopo dobbiamo discutere del rapporto tra città e contado. La città è il luogo in cui si consuma prevalentemente quello che il contado produce, e si realizzano anche i manufatti, per esempio i manufatti tessili e i manufatti metallurgici. Il contado è il territorio circostante, quello che produce i beni che poi invece vengono consumati nella città, la quale è principalmente produttrice di servizi. Possiamo definirlo come il territorio che si trova intorno alla città a diverse grandezze, per esempio il contado di Bosa si estendeva più o meno su 300 km quadrati circa, quindi non era piccolo, e naturalmente vi si coltivano
vi si coltiva tutto quello che poi la città principalmente consuma. Quindi la città produce servizi e trasformazione dei beni, il contado produce principalmente beni primari, alimentari e minerali. C'è una forte interdipendenza tra questi due fattori, perché l'uno non può stare senza l'altro. La città ha bisogno del contado, dalla città vengono tutti quegli indirizzi direzionali, ma anche quel consumo di cui poi il contado si alimenta. Oltre a questo ci sono importanti città marinare in Italia, Amalfi, Pisa, Genova, Venezia, intanto vedete qui divise per colori gli ambiti di interesse, Venezia in particolare il Medio Oriente, tutta la costa dalmata, Genova, principalmente la costa del Mar Nero e poi in parte anche la Sardegna insieme con Pisa, che è interessata molto anche ai commerci con l'Aragona. E poi al nord abbiamo tutte le città appartenenti alla cosiddetta Lega Anseatica che trafficano con la Scandinavia e con la Russia europea. Come evolvono le istituzioni comunali? La prima forma di comune che avremo è il comune consolare, le cui caratteristiche vi ho disegnato precedentemente. Sono comuni dominati dalle famiglie più ricche e potenti che si servono dei consoli per gestire la città. Un secolo dopo, i grandi scontri interni determinatisi nel comune consolare convincono i maggioventi della città a chiamare dall'esterno un magistrato, in genere un giurista, uno specialista, il quale viene investito di compiti di potestas. Si tratta di un funzionario esterno che deve servire a pacificare gli odi interni e che spesso si fa aiutare da due grandi assemblee, e cioè da un maggior consiglio, un organismo rappresentativo piuttosto grande, delle volte anche composto di 200 o 300 persone a seconda della grandezza dei comuni, per esempio a Firenze era di circa 500 membri, ed un minor consiglio composto di 10-12 persone, quella che oggi si potrebbe chiamare la giunta comunale, che aiuta direttamente il podestà nel disbrigo dei suoi affari. L'ulteriore sviluppo del comune è il comune popolare. È un comune che si sviluppa quando la borghesia, diventata ancora più forte, pretende di governare attraverso propri esponenti e impedisce alla nobiltà, ai ceti magnatizi e al popolino di accedere alle cariche comunali. Per esempio, tipico documento che attesta questo tipo di comune popolare sono gli ordinamenti promulgati nel 1293 da Giano della Bella. Dante era già nato, aveva quasi 30 anni, quindi ne conosciamo gli effetti anche attraverso l'opera di Dante. È stato attenzione, non vi confonda l'elemento popolare, si tratta di un popolo che ha in mano però le leve economiche del potere, cioè si tratta di un popolo o popolo grasso, grandi mercanti che fanno import-export, o popolo minuto, cioè i borghesi che sono padroni delle botteghe artigiane. Non c'è il popolino che è accuratamente tenuto fuori dagli organismi di potere, così come c'è il tentativo di eliminare dal comando le troppo ingombranti famiglie nobiliari che, una volta insediatesi al potere, poi pretendono di egemonizzarlo completamente.